Oggi, come Biblioteca Comunale Andrea Porta di Mezzane di Sotto, in occasione della Festa dell'Olio 2020 in versione digitale, ci troviamo a Pian di Castagnè, presso l'azienda agricola Il Pian di Andrea Micheloni, insieme appunto ad Andrea Micheloni. E allora Andrea, andiamo subito a vedere un po' innanzitutto la storia, come e quando nasce l'azienda Il Pian, appunto dai primi del Novecento con il nonno. Andiamo a vedere come si è arrivati fino ad oggi e quando e come sei riuscito appunto ad avere la tua etichetta di olio che vai a produrre. Ciao Gianluca, ciao a tutti. Allora, come appunto dicevi tu, l'azienda nasce nei primi del Novecento con il nonno che è andato, diciamo, ad acquistare i terreni dove lavorava e di conseguenza è riuscito a piantumare più di 1000 olivi, e ad oggi io sto portando avanti questo sogno del nonno, appunto, che è di creare il suo marchio. Mio papà successivamente entrò dopo il nonno, portò avanti comunque la cultura ampliando l'azienda, portandola quasi ad oggi a 12 ettari, di cui abbiamo 6 ettari a vigneto, 2 ettari a ciliegio e 2 ettari e mezzo a olivo. E facciamo parte appunto del compressore del Veneto DOP Valpolicella. Quindi è sempre stato comunque una produzione, una coltivazione. Dal 2013, mi dicevi, si è iniziato anche ad avere la produzione di olio. Esatto, inizialmente il papà conferiva le olive, successivamente appunto dal 2013 io ho creato il mio brand, il mio marchio, che è appunto Il Pian. Ad oggi riesco a produrre 3 tipologie di olio. Andiamo ad approfondire allora appunto le 3 diverse tipologie appunto dell'olio, quali sono le peculiarità appunto dei diversi prodotti e da che cosa derivano anche queste peculiarità, sin diciamo dalla coltivazione fino poi alla lavorazione, alla produzione. Esattamente Gianluca, dici molto bene il fatto della coltivazione. Noi facciamo 3 prodotti che sono un blend, che appunto prende il nome del classico, è una varietà tra il Grignano e il Frantoio. Andiamo a unire queste 2 varietà appunto perché grazie alla nostra parte agronomica troviamo un blend che è molto equilibrato, quindi è alla portata di tutti, tra virgolette. Comunque non è invadente nel piatto questo olio. Okay. Successivamente portiamo in tavola il monocultivar, che poi un po' la varietà autoctona del nostro territorio, che è appunto il Grignano. Il Grignano, diciamo, ha delle caratteristiche che ogni anno ti sorprende. Anche se tu vai a lavorare con, diciamo, agronomicamente sempre gli stessi fattori, lui ti sorprende sempre, perché ogni anno, appunto, lavorando con la natura è difficile avere sempre un'idea ben precisa. Nascendo come coltivatori, mi sembra di capire nel procedimento sia importantissima per voi, anche per la produzione di diverse tipologie di olio, l'aspetto appunto agronomico, quindi di come coltivare il terreno e sapere, diciamo, no, da quale terreno, essendo appunto 12 ettari, appunto, da quale terreno si ricava l'uno o l'altra tipologia di olio. Esattamente Gianluca, esattamente. E, avendo fatto anche gli studi, essendo anche enologo, la parte più importante secondo me per qualsiasi cultura è appunto la parte agronomica, perché devi avere il prodotto maggiormente, insomma, su vari aspetti, sano, maturo, ma maturo appunto tecnologicamente, e quindi portare poi alla fase di lavorazione un prodotto che ti richieda ben poco, perché la tua mano deve essere proprio nell'aspetto agronomico. Si diceva appunto dei diversi prodotti, il blend, monoculture, quindi monocultura. Il terzo appunto che vediamo qui esposto è sempre un monocultura, è un'altra varietà, il Leccio del Corno, che è questa che si può vedere alle nostre spalle, ed è una varietà che dà diciamo ancora più struttura e è più tardiva, e quindi sui terreni, diciamo, scoscesi, dove l'acqua non ristagna, è diciamo il loro habitat naturale, cioè ed proprio è più corposo. Esatto, e quindi non ha questo olio che magari è ricco di umidità successivamente nella lavorazione, ma anche la stessa pianta non ne richiede tanto di acqua rispetto ad esempio al Grignano. E quindi, scosceso, diciamo, si accontenta della... Si accontenta lei stessa fisiologicamente, ma in più se è scosceso è proprio il suo habitat migliore per poter produrre appunto un'oliva da olio.
buona. È molto bello vedere che comunque hai, nonostante diciamo abbia implementato giustamente ovviamente quello che era il tipo di lavoro, no? Fornire le olive con appunto il tuo marchio e la tua etichetta, abbia mantenuto quell'animo comunque di coltivatore nell'andare a differenziare, no? Le diverse tipologie di prodotti sin dalla diversa coltivazione, sin dai diversi terreni che vengono utilizzati per l'una o per l'altra pianta in questo senso. La festa dell'olio di Mezzana è ormai storica, ha avuto un'importanza sin da subito appunto per tutti gli agricoltori, per tutti i coltivatori. Che cosa significa per te la festa dell'olio di Mezzana, dato anche appunto il nuovo marchio, la nuova etichetta? La festa dell'olio per noi è stato, diciamo, il punto di partenza su un certo aspetto, perché comunque ci ha dato possibilità di visione, di conoscere anche gli altri produttori ancora di più, che ci conosciamo come se fossero una famiglia in questo comune di Mezzane. E appunto la parola famiglia secondo me si addice, perché è proprio essere a casa di uno o l'altro in una piazza, in una realtà come la vita dove viene fatta, che dà tanto e secondo me va valorizzata ancora di più in futuro, per dare proprio appunto conoscenza del terroir che ha Mezzane per questo prodotto, che appunto è l'olio d'oliva. Assolutamente, dà molta attenzione e visibilità, e va anche in un certo senso ad aumentare l'attenzione dei consumatori su quello che è l'olio che finisce poi sulle nostre tavole. Esattamente, e qui si lavora con qualità, con trasparenza, con la mano dell'uomo, proprio per dare il massimo che può appunto regalarci questo prodotto. E quindi il mangiar sano e il voler conoscere sempre di più i piccoli produttori, dico io, ma non perché lo sono io, ma in generale perché ognuno ha una sua storia, ha una sua creatività, che appunto si crea un prodotto grazie appunto alla natura, e far capire che lavorando, diciamo, a 360 gradi, quindi dal discorso agronomico al discorso produttivo, quindi alla meccanizzazione, si possono avere dei prodotti che, oltre al mangiar bene, ci fanno anche vivere bene, secondo me, cioè proprio ci danno un input di sacrificio, e quindi poi conoscendoci con il cliente diretto si crea un rapporto sicuramente molto più vicino. Sono perfettamente d'accordo con te, Andrea, assolutamente. Io ti ringrazio anche per averci accolto in questa location assolutamente suggestiva. Se anche voi appunto volete non solo approfondire quelli che sono i diversi prodotti della etichetta del nuovo marchio appunto di Andrea Il Pian, o semplicemente girare, diciamo, tra i diversi olivi in questa location fantastica, trovate appunto l'azienda agricola Il Pian qui a Pian di Castagnè con Andrea che vi aspetta. Ovviamente ci vediamo per prossime interviste nell'ottica della Festa dell'Olio 2020.